Senti che sound! Eccola qui, è tornata la nostra musichetta preferita di tutta la settimana. Oggi è venerdì 18 novembre 2022. Tu sei MM, io sono Mary B e questa è la nostra sigla. Ho urlato tanto. Ed eccoci qua. Buonasera. Buonasera a tutti. Di solito mi rompe un timpano durante la sigla, invece stasera sei stata abbastanza brava. Mi è venuto in mente che ho un cappello di Natale, vorrei tanto metterlo. No. Non allora, so perché associo questo vestito al Natale. Io ti do il permesso dal 25 di novembre. Anzi, dall'8 siamo a Milano, dicembre. Dopo Sant'Ambrogio, esatto. Si fa tutto per Natale. Dopo Sant'Ambrogio possiamo metterci il cappellino se esatto, vuoi. Esatto, esatto. Tu ti metti il cappellino a Babbo Natale. Io ma quindi scusami, questo qua non è il primo Sant'Ambrogio che festeggi da milanese. No, è già il terzo. Ma è il terzo che non vai a lavorare? Esatto. No. No. No, perché per un anno non lavoravo. Penso che io sono 5 anni che non festeggio Sant'Ambrogio. E come ti senti? Ma mi sento strana a questa città. Ma va bene. Infatti, va bene. Poi parleremo di Sant'Ambrogio più avanti. Allora, innanzitutto ho una domanda. Ci avete ascoltato in radio? Giusto! Abbiamo fatto il nostro debutto radiofonico lunedì sera presso questa radio. E se tutto va bene ci ritroverete anche lunedì prossimo. Dalle 8 alle 9, esatto. In diretta su Crystal Radio FM 96.2 DAB, applicazione Crystal Radio o www.crystalradio.it. Però non ne sono sicuro. Crystal, attenzione, si scrive con la K e doppia L. Esatto. Mi raccomando. Comunque avete anche un altro, come dice, slot dove poterci trovare. Esatto. Se magari non riuscite a sentirci in questo orario perché vi è scomodo, sappiate che lunedì ci potrete sentire. Esattamente. Ma bando alle ciance, come dice sempre, andiamo Bibi con la prima rubrichetta, che è la posta del cuore. Oggi che siamo vestiti di rosso, infatti oggi proprio il giorno dell'amore. L'amore, Dio, tu non si fa. Ecco. No. Allora, stasera ci ha scritto Enrico. Ok, ci piace il nome. Enrico e ha bisogno di un nostro consiglio. Ok. Ciao Enrico. Ciao Enrico, piacere Erika, mi fa sempre molto ridere questo. E lui dice: ciao, sono Enrico, ho 22 anni. Ok. Da poco sto lavorando in un nuovo posto di lavoro. Ok. Cioè, ok. Quindi è appena cambiato lavoro, buono. Settimana scorsa, al mio arrivo in ufficio, ho trovato un post-it sulla mia scrivania da mittente sconosciuto, in cui mi faceva i complimenti per il mio stile. Wow. Bello, mi piacciono queste cose, questo. Lo sappiamo che mi piacciono! Allora, quindi ho deciso allora di rispondere, lasciando anche io un messaggio. I miei colleghi hanno capito chi sia l'autrice, ossia una ragazza di un altro ufficio qui accanto, ma io non la conoscevo. Okay. E non la conosco. Okay. Al mio arrivo oggi ho trovato un nuovo post-it in cui conferma la sua identità e lascia il link di una canzone da ascoltare. Io sto già piangendo! Ma questa è una signora storia d'amore! Sì, cioè vi vedo già all'altare, vabbè. E ci dice: secondo voi cosa devo fare? Come procedo? Grazie in anticipo. Allora, innanzitutto vai avanti. Ma assolutamente sì. Assolutamente sì, vai avanti. Ascolta la canzone, dici poi che canzone è. Perché se posso secondo darti me da un lì consiglio, rispondi con un'altra canzone o con un film. Ah, con un film mi piace. Ok. Però facci sapere che canzone è, perché secondo me capisci tutto. Cioè, se una persona da Airy BT dedica una canzone, sai che canzone gli avrà dedicato secondo me? Fuck you, fuck you very very much. Non credo. Spero di no. Ma che bella questa posta del cuore. Mi piace, quindi secondo me. No, però ci devi assolutamente far sapere come sta andando, perché cioè noi siamo curiosissime. E quindi ci devi. Ci scrive Enrico. Aspetta. Cioè, sono Enrico, vi sto seguendo, la canzone Psycho Kill. Ah,
la signora Sasha Killer. Che dice? Avrà comunque un senso positivo, cioè magari. Però ci fai vedere delle cose, magari anche una richiesta d'aiuto, magari una richiesta d'aiuto, wow! Beh, io comunque fossi in te, gli lascerei la risposta, esatto. Secondo me, visto che lei ti ha lasciato Psycho Killer, tu gli puoi lasciare Psycho. Il film. E così finì con la morte. Con la morte, due. No, però facci sapere come va, aspettiamo la tua risposta, esatto, per la prossima settimana, perché siamo curiosissime. Sì, esatto, vogliamo ovviamente sapere. Noi ti diciamo di rispondere, cioè il nostro, sì, il nostro consiglio è un'anime, cioè, per giunta. Stranamente rispondi, perché quando inizia col post-it finisce sempre bene, cioè non sempre. Parli di storia vissuta. Esatto, cioè non proprio sempre, però comunque. Cioè diciamo che hai il 50% delle probabilità che vada bene. Esatto. Ok, andiamo avanti. Andiamo quindi avanti. Next! Ma non stato di imbarazzo. Che divento rossa. C'è una piccola vena di imbarazzo, quindi mi suggerisce che questa cosa sia già successa. Magari proprio in questa relazione, però non lo sappiamo. Però, vabbè, comunque. Però fa niente, ci piace. Bello, no, a me piacciono queste storie. A me non è mai successo, però mi è successo di, come dire, mandare delle canzoni e avere risposta di canzoni. Ah, quindi sono molto contenta. È una cosa me lo dolcissima. Sono sposato, però, cioè, ricordiamo sempre. Facciamo vedere la fede. Ok, andiamo bello, avanti. Andiamo avanti con la prossima rubrichetta. La prossima rubrichetta è ti sblocco un ricordo. Allora, chiedo alla regia di mandare l'audio. Vediamo se ce la facciamo. No, aiuto. Non ce la facciamo. Ma se, perché secondo me è fondamentale il ricordo. Io ho già paura. Musicale di questa cosa. Io oggi non ho sbirciato i tuoi non appunti. Non hai sbirciato. È difficilissimo. I miei appunti, ma sta per arrivare. E la canzone è questa. Vediamo se si sente. Che bello. Poi ti dirò chi ero io nella ecco, serie. Vai, raccontaci un po'. La conosciamo più o meno tutti, perché Italia 1 ce l'ha fatta vedere 65 milioni di volte. E secondo me ancora adesso la mangia. Vi dico proprio anche questa cosa, vista col senno di poi, cioè dalla persona adulta, è anche abbastanza noiosa. Ah sì? Sì, l'ho rivisto. Anche se affronta dei temi molto importanti e pesanti. Beh, però comunque sono degli adolescenti già. Sì, però portavano dei vabbè, temi. Vabbè, andiamo avanti, poi dopo ti dico cosa sono un po' le cose strane. Vabbè, negli Stati Uniti va in onda dal 1998 al 2003. Ok. In Italia dal 2000 al 2003, che sembrava tantissimo, la prima blocco ovviamente, okay. Poi è stata rivista in tutte le salse. Il titolo Creek in inglese vuol dire torrente e c'era il fiume che effettivamente passava, ma vuol dire anche problemi e casini, quindi infatti, i casini di Dawson, il torrente di Dawson, ok? Luogo Capeside, famosissima nel Massachusetts, ok? Non mi chiedere dov'è perché non lo so, ma non Dawson Leary è il protagonista, aspirante regista e fan di Spielberg, che proprio arriva alla morte, lui pesantissimo, che non lo sopportiamo più. Parla unicamente di quello. Finisce esattamente con lui che fa una telefonata o produce, inizia a produrre qualcosa con Spielberg. La sua prima infatuazione fu Jen Lindley, che inizia con lei in realtà, con l'arrivo di lei a Capeside. È sempre così, okay, che arriva la lei che stravolge poi, tutto. Poi ovviamente passa tutta la roba di Joy Potter, che è orfana di madre, con padre in carcere, di sorella, tutto di più, sorella con figli da immigrati, tutto un casino. Vabbè.
il suo miglior amico, il mio preferito per sempre, lo è tuttora, Paisley Whittaker, sfigatissimo, figlio e fratello di poliziotti, che la famiglia lo considera un fallito, ma questo è il suo marchio proprio d'origine. Grande. Nella seconda stagione, insomma, la prima stagione è fatta per presentarci un po' i personaggi. Quindi ci, nella seconda stagione si uniscono Jack e Andy McPhee, che Andy diventa la fidanzata di Paisley, e Jack poi si scoprirà in un secondo momento di essere gay. I nomi non me li ricordo, comunque va bene. Comunque tutto è fatto tra gli ultimi anni di liceo e i primi anni del college. Dalla terza stagione in poi parte il teen drama Joy Paisley e va avanti così per sempre. Lingua. Poi la quarta stagione si separano per seguire ognuno le proprie strade. Lei, Joy, va al college perché fa letteratura. Paisley diventa cuoco. Ecco, ti ricordi tutto bene. E invece Dawson rimane sempre lì appeso a fare il regista, ok? Ci sono una serie di puntate a tema. Ma quante stagioni? Cinque. Cinque stagioni. Ci sono appunto puntate a tema. Un giorno da rivivere, molto interessante, è una puntata, non mi ricordo di quale stagione, che praticamente fa vedere quella puntata dagli occhi di tutti mi piacciono quando fanno queste puntate così. Ma, e poi vabbè, c'è tutto in una notte invece, che è solo Joy, è l'unica puntata che riguarda soltanto lei. Ed è dedicata a lei, esatto. Tu quindi lo guardavi, mi sembra di capire che assolutamente sì, come una pazza. Con gli occhi di un'adulta, poi l'ho rivisto, sì. Non che nel 2003 fossi bambina, sì, esatto. Però questa è l'evoluzione dei personaggi. Questo è Dawson, lui è James Van Der Beek, ha 7 figli se non erro. Ma la cosa più divertente che fa se stesso, cioè James Van Der Beek, Dick, nella stronza dell'appartamento 23, e lui si lamenta del fatto che la gente gli dica sempre: oh Dawson, come va? Quindi ce l'hai fatta? E lui dice: ma io non sono Dawson. Tanto guardatelo come telefilm, La stronza dell'appartamento 23, per eccolo, lui è il tuo preferito. Lui è il mio preferito. Che si chiama Joshua Jackson, figo pazzesco. Infatti stavo proprio dicendo, bello da giovane e bello da grande. Complimenti. Ha appena avuto un figlio da una ragazza bellissima, ecco. Una modella afroamericana molto bella. Poi chi c'è? Vediamo, sempre lui, mi sono accanita. Ti piaceva, abbiamo capito. Lei famosissima, lei Michelle Williams, famosa anche perché è stata la moglie di Bergman Mountain, quello che è morto, come si chiama? Ah, è vero, quello che ha fatto, sì, Joker. Comunque lei è Jen, bellissima, Joy Potter, ossia Katie Holmes, famosissima. Perché anche ex moglie di Tom Cruise. E questi sono lei. I nostri protagonisti. Volevo soltanto dire una cosa del tema. Allora, in questo telefilm si parla, in una delle primissime puntate, di una relazione tra professore e studente. Ma professoressa e studente, ok? Quindi si parla di AIDS, malattie psichiche, suicidi, genitori che muoiono, separazioni, tumori, sì, ragazzi che muoiono anche. Beh, quindi hanno trattato tanti temi importanti, che anche alcol, droga, sesso, c'era di tutto, ce l'hanno messo tutto lì, tutto. Vabbè, e comunque però si apre con l'arrivo di Jen e si chiude con la morte di Jen. Non me lo ricordavo che morisse, proprio zero. Ovviamente il mio personaggio preferito, quello in cui io mi sono sempre medesimata, è sempre Jen. Non Joy Potter, perché è Joy Potter. Poca roba. Vuoi sapere con chi sta alla fine? Con Paisley, ovviamente. Ah, vedi, non me lo ricordo. E Dawson! Dawson sbaglia la telefonata di Spielberg. Consiglio vivamente di vedere l'ultimo episodio. Sì, e poi si chiude, effettivamente. Ah, con scritto, sì, con scritto The Dawson Creek. Dobbiamo andarci tutti a rivedere l'ultima puntata di Dawson Creek. Comunque, per me questo è un pilastro. Ecco, vedi, no. Cioè, non proprio così, la base delle serie TV. Ma perché comunque, vabbè, non eri tanto piccolina, non ero però piccola, comunque eri, dai, ancora in quella fascia d'età. Sì, diciamo che per un periodo ero anche minorenne. Quindi voglio dire, ci ma sta. Va bene, cioè, va come bene, per va me, bene. Sì. Sì, esatto.
poi Marissa muore. Ma infatti, voglio a tutti. Andiamo avanti. Mamma mia, che serata romantica stasera. Siamo vestite di rosso proprio perché è una serata molto romantica. Senti, ma qui adesso c'è la tua rubrichetta. Ah, c'è la mia rubrichetta, quindi dal romantico agli sgami di M&M. Passiamo alle cose serie. Serie. Vai. Allora, ti faccio una, io parto sempre con la domanda, Rimi, tu da vera milanese. Dove butti l'alluminio? L'alluminio lo butto dentro la plastica. Esatto! Bravo, un applauso ai Rimi. Grazie, cosa ho vinto? Niente. La fama. Allora, quindi un piccolo sgamo per i nuovi arrivati a Milano. Io non so nelle altre città dove si butta l'alluminio, ma da dove vengo io, quindi dal mio paesino in provincia di Torino, la buttiamo dove? Nel vetro. Ah, quindi, forse anche qua molti anni fa. Quindi mi raccomando, esatto, cioè andate a controllare, perché comunque ogni città fa la raccolta differenziata in modo diverso. Modo suo. Esatto, ed è molto importante però seguirla per tutti gli aspetti che sappiamo benissimo. Certo, ma proprio per una questione di riciclo. Appunto, e di riciclo e anche del buon senso delle persone. Quindi fate molta attenzione, lo dico perché tanti ragazzi... Beh, ma questo è un ottimo sgamo. Questo è uno sgamo appunto per fare il bravo cittadino e per non prendersi le multe. Ti faccio un'altra domanda, ma tu la plastica la lavi? Ecco, dipende, no, sì, perché va lavata. Sì. In realtà la plastica andrebbe lavata. Andrebbe lavata, se sporca, sì, sempre. Ma fa niente, dai, va bene, quindi, grazie per questo preziosissimo sgamo. Sì, figuri, Ribi, quindi grazie. Se ti trasferisci da qualche altra città... Devo stare, vado subito sul sito del comune. Esatto. Come si fa la raccolta differenziata in questo ci comune? Ci sono dei bellissimi disegnini. Esatto, parlo di scemo. Okay. Andiamo con... gli eventi della settimana. Io non andrei... Allora. Cosa ci porti? Prendi fiato e dici cosa ci porti stasera. Allora, stasera ti porto. Porti. Ti piace Star Wars? Allora, ti dirò, un anno fa ho fatto tutta la maratona, tipo in una sera col mio ex coinquilino. Sì, cioè, a me no. Ecco. A me no, trovo che sia lentissima e a tratti anche un po' dispersiva. Ecco. Ok. Però ti posso dire che domenica all'auditorium di Milano, Fondazione Cariplo, ci saranno le musiche di Star Wars in concerto. Eh beh, però le musiche sono belle. Ma dai. No, dai, le musiche non puoi dire, secondo me sono belle. Va bene. Vabbè, quindi non ci andrai domenica. Poi ho iniziato a prendere il filone delle rassegne stampa. Ecco. Ho iniziato a prendere il filone delle rassegne stampa dell'Anteo. Dove non ci porti questa volta? Questa settimana c'è il Milano Design Film Festival. Ma perché? Dai, Ribi, però tu sei esagerata. Ma sei, sai che io mi immagino di andare a vedere un film sul design, che poi magari design vuol dire tutto, non vuol dire niente. Infatti, magari molto. Ma col caldo della sala, cioè proprio mi parte il sonno immediato. Vabbè, andrò io per te e ti farò poi un riassunto. Poi, ti piace fare la skin care? Sì, un sacco, certo, number one. Allora, ti dico che già in atto, però fino al 28 di novembre, okay, in corso Garibaldi al numero 73, c'è il temporary store skin first. Questo... consulenze gratuite, skin care, workshops. Bello. Puoi fare quello che vuoi. Spendiamo un sacco di soldi in tanti prodotti. Esatto, che poi andate e regalate i vostri soldi a queste aziende. Senti, bisogna mantenere la pelle giovane. Vuoi toccare la mia pelle? Toccala. Metto giusto la crema idratante. Brava, però almeno la metti. Poi altra cosa. Tu sai che tu lo sapevi che quest'anno iniziano i mondiali? Cioè ci sono i mondiali. Certo, iniziano tra poco. Ma tu sai che domenica iniziano i mondiali? Quindi ne ma tu sai che l'Italia non partecipa ai mondiali? Nonostante noi siamo campioni d'Europa, non esatto, siamo a me questa cosa in mi fa super ridere, tra l'altro. Comunque iniziano i mondiali in Qatar e quindi... senza l'Italia e da domenica 20 novembre in piazza Gaia 20 ci saranno maxi schermi, poltrone, sedie e plaid
per ben 28 giorni. Sì. Ok, esatto. Quindi fino al 18-12 che ci sarà l'ultima partita. Quindi se volete andare a vedervi la partita dei e mondiali e annoiarvi a morte, vedere squadre, boh, non so neanche. Boh, chi è che decidiamo? Decidiamo. Beh, qualcuno che io vince. Tifo Germania, c'è? No? No. Ci suggeriscono Camerun. Ah, io tifo Germania. Io penso che andrò sui francesi. Ma dai, così. Ma sì, viva la France, viva la baguette sotto la sella. Via. Allora, noi abbiamo i denti questa settimana nostra, però c'è il sondaggione della scorsa settimana. Esatto, che ti dirò, eri bista volta. Abbiamo, la domandella era: ma tu preferisci metro o mezzi di superficie? Secondo te chi ha vinto? La metro. Assolutamente sì, con 75% contro il 25% metropolitana. Yeah, sai perché? Vinto. Perché in realtà rispondono i non milanesi, perché ai milanesi piace guardare la propria città. Ti e dirò. Quindi ti dico mezzi di superficie. Stasera sono tornata con il tram ed è bello. È bello, sì. Dai. Cioè, 16, sai che bello innamorarsi a Milano sul tram. Stasera piangiamo. È memoria mia. Comunque, allora, bene. Noi vi salutiamo. Se volete riascoltarci, o meglio, ascoltare una nuova puntata, esatto. Ci risentiamo lunedì sera dalle 8 alle 9 su Crystal Radio. Saremo presenti, esatto, entrambi, MMRB. Non ci vedrete, ma non ci vedete, sentirete. Ma tanto le nostre facce le conoscete. E anche le nostre voci. Quindi, Milano, sì, sì. Allora, Crystal Radio Milano si sente, Milano News Milano si vede, si vede. Ok, giusto. Quindi la domandella di questa settimana con cui vi salutiamo è: ma tu preferisci l'acqua naturale o l'acqua frizzante?